bicicletta, andare in bici, fa parte di me da sempre. Non mi vedo senza andare in bicicletta. È chiaro che negli anni, da quando ne avevo 6 fino a 16, poi 26, adesso 32, mi sono evoluto, ho sempre fatto solo una cosa prima, adesso la faccio ad altissimi livelli, ma è chiaro che ad un certo punto ho questa necessità di farlo in maniera diversa. Just right, free. Sardegna, è stata lunga arrivare, ma siamo qui e sono pronto a partire. Sole, ci sta? Si aprirà? Vamos. Mi diverto a correre, mi piace e la vedo come una cosa adrenalinica, ti porta a conoscere i tuoi limiti, tu devi sempre comunque essere sul pezzo per te, per gli altri, responsabilità. È un lavoro a tutti gli effetti e di uno sport a altissimi livelli. Chiaro che il divertimento vissuto con un viaggio è totalmente diverso, è rilassante, è emozionante, totalmente. Arrivare ad Olbia è stata un pochino impegnativa, più del solito, visto il traghetto, però ci sono. Ho già pedalato un po', ho già visto un piccolo golfetto. In realtà adesso sono anche a Golfo Ranci. Sono carico come una molla! Cioè, cosa mi consiglia, dove mi consiglia di andare? Perché ho sentito parlare di Lago Temo. C'avevamo anche il Lago Cucina, dopo l'imbarca da Tempio. Vale la pena. 20 km. Ormai questo Just Ride è diventato un lifestyle perché mi piace tanto. E quest'anno è stato particolarmente un anno di gare intenso. E quindi ecco, il bisogno di Just Ride nasce proprio da questo momento di ne ho abbastanza, devo pedalare solo per pedalare. E la volontà era quella di isolarsi da un mondo. Una connessione forse di parole, di lettere, ma isolarsi, isola, mi è venuta in mente l'isola, una delle isole più belle che abbiamo in Italia. Ragazzi, il giorno 2 è finito, lunga, dura, e sono voluto arrivare di nuovo su un altro mare, dal nord sono arrivato a ovest. E guardate qua, che tramontone. Mi piace questa idea di viaggio perché nello stesso tempo pedalo e mi tengo vivo, nel senso fisico, mi tengo attivo, ma vivo un viaggio diverso, vivo un allenamento diverso, vivo questa cosa che mi dà la possibilità di essere un atleta, sì, diverso. Oggi dei ragazzi con una piccola famigliola della zona sono stati in giro tutto il giorno a cercarmi e mi hanno trovato, abbiamo fatto le foto, ci siamo scambiati opinioni, consigli su dove andare a dormire, mangiare. Cioè, siamo usciti alle 9:15 e abbiamo detto sino a quando non lo becchiamo non si rientra. Queste sono le emozioni che cerco e che trovo in questa Just Ride. È tutto veramente immediato, è veloce, è in tempo reale. Ciao ragazzi, come state? Buongiorno. Bene. Santo Lussurgiu. Una. Eia. Un passaggio. Il viaggio di per sé mi dà personalmente sta cosa di poter trovare cose nuove in generale, persone, posti. Tutto nuovo, tu fai un viaggio, vai da un punto all'altro e è tutto diverso. Non è caldo, è bello fresco, sono in entroterra e ho sentito che da ste parti c'è gente che fa dei bei coltelli. Ciao! Oh, ciao! Come stai? C'è Dani, e tu? Ciao, ciao!
We're from Slovenia, Roglic. Wow, wow, super. Durante le gare, ovvio che penso a spingere, penso al mio capitano che deve vincere, penso a io che devo andare forte. Però è un modo di comunicare il ciclismo, è un modo di farlo che è diverso totalmente dal viaggio. Durante il viaggio mi viene anche in mente come poter trasmettere questa cosa del viaggio, questo sentimento, questa emozione che ho nel vedere una caletta in Sardegna, il mare blu. Ogni Just Stride è bello per me, ovviamente, mi piace viverlo, però mi piace condividerlo. Mi piace condividerlo ovviamente con un pubblico perché, vabbè, è giusto sui social, YouTube e tutto quello che ce ne consegue. Però, insomma, tutto quello che condivido con il pubblico è grazie anche a una serie di personaggi, una serie di amici che sono stati, diciamo, messi insieme e che ho piacere di aver sempre con me. Signor Danielo, sì. Aspetta, ma quando è salita vorrebbe cambiare sport? Ma no. Perché no? Perché... E come funziona, in poche parole? Nel senso, io pedalo, mi faccio la traccia la mattina, facciamo un briefing la sera della traccia che dobbiamo fare, nel senso del percorso. Ci diamo una linea di massima perché alla fine non si sa se arrivo prima, se arrivo dopo. Perché? Perché i ragazzi vedono sempre uno scorcio bello, piuttosto che la luce giusta, devono cambiare magari le batterie, ricaricare il drone. Ecco, un'altra storia del drone: l'altro giorno si è schiantato verso gli arbusti di Villa Simius nella costa e mi hanno chiamato dicendomi per favore fermati mezz'oretta perché dobbiamo andare, credo, a fare una arrampicata. E tutto qua, alla fine è un continuo anche di impanicarsi, di aver paura, di perdere l'attimo giusto. Da questa è la cosa bella della connessione, perché non serve tante parole, servono solo delle gran urla, delle grandi parolacce, e poi si capisce che deve esserci la foto, deve esserci il video, deve esserci il momento, deve prendere insomma il momento giusto. Tutto questo è dinamico, è veloce, è adrenalinico se vuoi in alcuni momenti, però alla fine vedi dei risultati che a me piacciono tanto e sono dei ricordi che porto avanti da un po' ed è bello condividere questo momento insieme. Buonasera! Saluti! Ma dove siamo qua? Dove sono arrivato? Cioè, il ciclismo è sempre stato visto, vissuto, comunicato in un modo, che è quello del classico corridore che mangia, dorme, si allena. Però il ciclismo, secondo me, non è solo questo, perché durante gli anni si è evoluto, è diventato molto più popolare e ha coinvolto anche, secondo me, persone diverse che venivano da mondi diversi. Ciao ragazzi, ancora!
E quindi si è evoluto anche in un modo di comunicare del tutto nuovo, perché ovviamente chi magari non ha mai pedalato e si ritrova, non so, a 40 anni a riscoprire la bicicletta, non è che pensa alle gare, pensa forse a viaggiare, forse pensa anche a, non so, a tenersi in forma, però senza dover arrivare primo. In questo viaggio, come in tutti i viaggi Just Ride, il modo di comunicare il ciclismo è totalmente diverso, anche se vuoi da un punto di vista creativo, perché se c'è il tramonto cioè sento che c'è bisogno di farla la foto, e il momento di fare la foto, chi vede poi la foto sicuramente ha un'emozione, ha un feedback che ti viene voglia di andare a vederlo, e magari ti viene voglia di andare a vederlo in bici. Ragazzi, giorno 2, che dura oggi, nell'entroterra poi era un disastro, tutta la salita. Dai, ragazzi, giorno 2. Sta per passare Daniel Lotto. Daniel Lotto,